Vent'anni e una notte, il titolo del libro a quattro mani scritto da Adolfo Urso e Mauro Mazza, che viene presentato oggi a Sulmona. Abbiamo uno degli autori, Adolfo Urso, grazie onorevole, buonasera. Grazie a voi telespettatori. Benvenuto nei nostri studi con Mauro Tirabassi, che è il portavoce provinciale di Fratelli d'Italia. Grazie. Allora, Mauro Tirabassi e Adolfo Urso, che è un giornalista, è stato poi portavoce di Alleanza Nazionale, parlamentare per 5 legislature, vice ministro del commercio estero, un curriculum importante, e ci racconta appunto la storia di questi ultimi 20 anni, vista naturalmente da un'angolazione molto particolare, da dentro le stanze del governo spesso. E quindi una storia importante che va letta anche una prospettiva di quello che sta accadendo oggi e soprattutto di quelle che sono poi gli appuntamenti e le sfide dell'Italia di qui ai prossimi mesi. Allora, quali sono i retroscena più importanti? Anzi, come è nata l'idea di scrivere questo libro? È nata perché io e Mauro Mazza come me è un giornalista più famoso di me nella professione, che è nato nelle stesse stanze di quel piccolo quotidiano che era Il Secolo d'Italia, in cui tutta una classe dirigente che poi creò l'Alleanza Nazionale viveva e lavorava in un luogo angusto, in una soffitta con i tetti in eternit, in lamiera, in cui c'era talmente caldo d'estate che loro buon tempo lavorava praticamente nudo. E non era uno spettacolo certamente esaltante. Lui piaceva dormire sulle scrivanie degli altri colleghi che lavoravano. In quelle soffitta di una destra ancora ghettizzata prese forma questa nuova esperienza politica. Noi ci ritroviamo con Gianfranco Fini, con Maurizio Gaspari, con Francesco Storace, con Mario Landolfi, appunto con Mauro Mazza, con Teodoro Bontempo, poi successivamente con Vittorio Bocchino, tanti in quelle stesse stanze, e via via nasce. In questo dialogo tra me e Mauro Mazza ripercorriamo prima l'esperienza storica e culturale del Movimento Sociale Italiano, quando nei 40 anni precedenti del lungo dopoguerra cercò comunque di uscire dal ghetto, e poi soprattutto i 20 anni di Alleanza Nazionale, dal momento in cui Gianfranco Fini scende in campo candidandosi a sindaco di Roma appunto nel novembre del 93, sino a quello che consideriamo la notte conclusiva, appunto 20 anni una notte, quando Silvio Berlusconi col Porcellum cancella dalle liste gli ultimi esponenti della classe dirigente di Alleanza Nazionale. 20 anni belli, esaltanti, ma anche 20 anni in cui una rivoluzione non si è compiuta, per cui noi siamo critici verso questi 20 anni. Non è un libro agiografico, è un libro che guarda dal di dentro, che racconta anche segreti e svela retroscena, alcuni importanti persino sul piano internazionale, e che nel contempo ammette gli errori commessi da una classe dirigente per consentire a una nuova classe dirigente, che sicuramente ci sarà, di incidere davvero meglio e di governare portando il paese fuori dalla crisi in cui si è cacciato. Ecco, lei ha ricordato prima una destra ghettizzata, diciamo sostanzialmente fuori dall'arco costituzionale, e poi invece di colpo una destra che al potere e detta poi l'agenda dell'Italia per 20 anni. E oggi c'è ancora questa destra, anzi in che cosa si riconosce oggi la destra? Se c'è un successo che Alleanza Nazionale può rivendicare è quello di aver legittimato una destra nel paese. Quando noi facciamo i nostri passi eravamo ghettizzati, emarginati, aggrediti 30 anni più fa. Oggi una buona parte del paese si riconosce nei valori della destra, i valori della nazione, della famiglia, dell'impresa, della libertà, della produttività. Quindi la legittimazione culturale e politica della destra è avvenuta. Anche gli ultimi sondaggi dimostrano che sostanzialmente, malgrado il fenomeno Renzi, la maggioranza degli italiani si riconosce nel centrodestra,
c'è una maggioranza naturale, sociale, culturale, valoriale, ma non ci può essere più la destra degli ultimi 20 anni. Sono convinto che deve essere una nuova destra, in un nuovo centrodestra, in una logica bipolare. Ecco, la prima cosa che consiglio ai nuovi soggetti politici è di mantenere ferme, di rafforzare, anzi di ripristinare appieno un sistema bipolare dell'alternanza tra il centrodestra e una sinistra che mi auguro diventi anch'essa riformista ed europea. E questa destra, se vuole prendere forma, a mio avviso deve guardare oltre Berlusconi. Un errore Gianfranco Fini l'ha fatto su tutti, ne ha commessi tanti, ma uno su tutti, è quello di pensare di costruire una nuova destra contro Berlusconi, addirittura contro il suo mondo, spiantandola dal suo radici, dal suo radicamento. Una nuova destra può emergere, deve emergere per consentire al paese di uscire dalla crisi. Tutti i paesi europei in crisi si sono affidati alla destra. E i paesi europei stanno uscendo, dall'Irlanda, alla Gran Bretagna, alla Spagna, al Portogallo, persino alla Grecia, certamente alla Germania, non ci piace la Merkel, ma in quel paese piace, affidandosi alla destra. Perché nei momenti di crisi economica, di crisi morale, nel pendolo della democrazia occidentale, è spostato verso la destra che più di altri può condurre il paese fuori dalla crisi morale, fuori dalla crisi economica, perché è capace di creare o ricreare i meccanismi dello sviluppo e della ricchezza. Quando un paese va bene, nel pendolo della democrazia occidentale si affida alla sinistra, perché la sinistra sa spendere meglio, sa ripartire meglio se vogliamo la ricchezza. Oggi in Italia bisogna quando ricreare... Quando le cose vanno male invece, lei dice... Bisogna ricreare la ricchezza, e per ricreare ricchezza e benessere e sviluppo tutti i paesi occidentali si affidano alla destra. Oggi se l'Italia non vede una prospettiva, non vede un'uscita dalla crisi, è perché non c'è una destra capace di condurla fuori dalla crisi. Questa è la principale responsabilità di Gianfranco Fini, perché dopo Berlusconi sarebbe toccata a lui. Sarebbe toccata a lui e alla classe dirigente, alla comunità della destra, condurre il paese fuori dalla crisi. Per questo non glielo possiamo perdonare. Perché oggi il paese è senza una soluzione. Per trovarla bisogna ricostruire una comunità della destra italiana. Ecco, quindi senza Berlusconi, chiaramente fuori per limiti di età o per vicende giudiziarie, scomparso Fini, quali possono essere oggi leader che possono incarnare quei valori, i programmi, i progetti della destra italiana? Ci sarebbe un nuovo centrodestra, no? Almeno questo è il... Ci vuole un nuovo partito politico coniato da come Alfano. Coalizione, che non identifico col nuovo centrodestra di Ancini Alfano. Ma intanto ha messo il cappello sulla sedia, diciamo, perché così. Perché io credo che questo governo, purtroppo, lo dico purtroppo perché io stimo Enrico Letta e stimo Ancini Alfano, ma questo governo si sta caratterizzando come un governo democristiano conservatore, senza capacità di incidere. Non realizza, non c'è una riforma che abbia realizzato. L'Italia è l'unico tra i grandi paesi industrialmente avanzati ancora in recessione. Ed è l'unico tra i grandi paesi europei ancora in recessione. L'Italia è l'unico tra i grandi paesi della zona euro che non ha fatto le riforme necessarie come gli altri hanno fatto per creare i meccanismi della ricchezza. La Spagna di Rajoy recentemente ha fatto la riforma del contratto unico del lavoro che ha svincolato il mercato del lavoro. Noi siamo indietro. Allora questo purtroppo, invece di essere un governo di larghe intese per fare grandi riforme, come avrebbe dovuto e potuto essere, è diventato un governo di piccole intese per non fare le riforme. E poi il pasticcio di ogni giorno, il pasticcio sui soldi dati ai professori, agli insegnanti che vengono restituiti o che non vengono restituiti, sul liceo e cambio ogni... è un governo pasticcio. Lo dico con dispiacere perché io speravo che questo governo conducesse l'Italia fuori dalla crisi. Allora bisogna creare un'alternativa di governo di centrodestra, unificando il centrodestra. Una cosa abbiamo imparato: il centrodestra deve essere unito, perché diviso perde. Un centrodestra deve essere unito e deve guardare al futuro, non al passato e alle nostalgie che non ci sono più e non ci devono essere. Io guardo a un nuovo centrodestra, liberale, riformatore, europeo, nazionale nel contempo, con una nuova leadership e una nuova classe dirigente. Ovviamente Berlusconi ha fatto il suo tempo, è ovvio. E io credo che debba considerare la nascita della nuova classe dirigente. Ci sono dei giovani validi anche nel centrodestra, nel libro ne indichiamo alcuni, sicuramente Giorgia Meloni è una che può dire qualcosa, così come può dirlo Flavio Tosi, il sindaco di Verona, leghista, ma sicuramente ispiratore di nuove realtà. Andiamo avanti, secondo me si può costruire con la partecipazione, quando saranno con le primarie,
e con i nuovi soggetti che si formeranno. Nella cultura e nella storia del centrodestra italiano, la destra di Alleanza Nazionale può ritrovare il ruolo che gli spetta, con le nuove forze politiche, con la nuova leadership, con un programma che guardi al futuro senza nostalgia. Allora noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo in studio di nuovo con Adolfo Urso e Mauro Di Rabassi, a tra poco. Sapete perché siamo un franchising? Perché vogliamo che la serietà professionale di A Peso d'Oro sia sotto gli occhi di tutti. Compriamo oro e argento alla massima valutazione di mercato. Bilancia a vista omologata dalla Camera di Commercio. Massima trasparenza e pagamento immediato in contanti. A Peso d'Oro ti aspetta a Sulmona, in Viale Roosevelt 31. Cosa succede quando due chef inglesi e italiani si riuniscono in cucina? Canteranno O Sole Mio con un accento londinese. Ristorante pizzeria da Domenicone. Un mix di profumi e sapori italiani ed anglosassoni. Ogni pizza una musica, ogni piatto un concerto per la gioia del palato. Ristorante pizzeria da Domenicone. Professionalità inglese, qualità italiana. Strada statale 17, Pettorano sul Gizio. Un regalo vuol dire stupire. Il cibo è il regalo più apprezzato ed è importante scegliere prodotti genuini. Giallo Zafferano a Sulmona ti offre la possibilità di fare un regalo gastronomico sempre gradito e adatto. Un'ampia scelta di bomboniere gastronomiche in confezione innovative ed eleganti. L'idea giusta per ogni occasione. Prodotti di altissima qualità. Visita il nostro negozio e acquista anche online. Giallo Zafferano, Corso Ovidio 238, Sulmona. Un break da mille e una notte? Ti aspettiamo al Sultano! Pizzeria al taglio e da asporto, pizze maxi al piatto, rosticceria, calzoni, hot dog, focacce, fritti, panini e... Vieni a provare la nostra specialità, il Doner Kebab! Il Sultano, Largo Faraglia 18, inizio Piazza Garibaldi a Sulmona. Siamo aperti fino a tarda sera. Il Sultano, un break da mille e una notte! Allora, una fondazione che si chiama Fare Futuro e un partito politico che già c'è, quello Fratelli d'Italia, ecco, possono essere questi gli elementi aggregatori attorno ai quali riunire le anime del centrodestra? Assolutamente sì, l'intenzione nostra questa sera con la presentazione di questo libro è quella proprio di evitare, di smarrire quelli che sono i valori fondanti della destra in Italia. L'onorevole Urso l'ha detto prima. Alleanza Nazionale ha questo grosso merito, quello di aver consentito in questo ventennio il fatto che alcuni valori della destra si sono sedimentati e si sono radicati nella società italiana. L'obiettivo nostro è quello di non sparire questi valori, di conservarli, e quindi appuntamenti come quello di questa sera organizzato dalla Fondazione Fare Futuro, di cui l'onorevole Presidente, sono importantissimi. Saranno presenti alla presentazione che faremo più tardi anche Roberto Petri, che ha avuto esperienze a livello nazionale perché è stato per tanti anni il segretario del ministro della difesa La Russa, ma ci saranno anche altre giovani amministratori che sono stati impegnati come me a livello locale: Ethel Sigismondi, che è attualmente consigliere provinciale a Chieti, e il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, anche lui viene da un'esperienza di amministratore locale, è stato sindaco ad Ancarano e attualmente e consigliere regionale. Tra l'altro, proprio in questi giorni siamo riusciti a costituire in regione il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, che verrà presentato lunedì prossimo in regione da Giorgia Meloni. Ecco, onorevole, senta, intanto siamo al 10 gennaio, tra poco, a maggio, fine maggio, ci saranno le elezioni europee e quelle regionali. C'è tempo per mettere in campo in questi pochi mesi una proposta credibile? Nel frattempo poi, insomma, il governo, lei come sa... C'è le elezioni europee, le elezioni regionali, e io penso, in qualche misura anche temo, ma comunque penso che possono esserci anche le elezioni politiche. Ecco. Anticipate, perché è evidente a tutti che la lotta che Renzi ha scatenato contro il governo ogni giorno non può... rischia di far cadere il governo e di portare elezioni anticipate. Che potrebbero essere anche un bene per il Paese, perché questo governo quello che poteva fare lo ha già fatto, e purtroppo gli ultimi atti sono tutti negativi.
quindi può ben poco dare alla, diciamo, le prospettive e necessità del paese. Bisognerebbe rifare una riforma elettorale, però, prima di... Bisogna fare una riforma elettorale. Io credo che bisogna fare una riforma elettorale che restauri il principio di scelta dei cittadini. Il Porcellum non soltanto ha ucciso la politica, ha ucciso la destra. Bisogna tornare al merito e al territorio, come per esempio era con i collegi del Mattarellum. Merito e territorio si confrontavano, la gente capiva chi poteva votare e chi aveva eletto. Io credo che quell'appuntamento, comunque sia regionale con l'amministrazione Chiodi, piuttosto che europeo e forse anche politico, deve vedere in campo un centrodestra unito, con una candidatura alla presidenza del Consiglio che sia paragonabile a quella di Matteo Renzi, cioè una candidatura giovane, prestigiosa. Come si possono trovare sicuramente in questo centrodestra? Attraverso un processo di primarie, se ci sono elezioni politiche. E comunque con le europee e con le regionali, per dimostrare che il centrodestra unita rappresenta ancora e sempre più la maggioranza degli elettori e soprattutto abbia un programma per portare il paese fuori dalla crisi. Il paese sta soffocando sotto una pressione fiscale che aumenta ogni giorno, mentre non viene affatto diminuita la spesa pubblica, sta soffocando con provvedimenti contro le imprese, gli imprenditori. Io oggi, per l'esperienza che ho acquisito, faccio ovviamente il consulente per le imprese, nel senso che come tutti gli ex parlamentari non ho vitalizio e quindi lavoro giustamente. Bene, le imprese si rivolgono a me, le posso confessare, quasi tutti vengono, si rivolgono a me per chiedermi come andare all'estero. E se ci sono degli imprenditori stranieri che si rivolgono a me per investire in Italia, mi chiedono non di fare una nuova attività, ma di comprare a buon prezzo qualcosa che già esiste. Questo è un paese che ormai si è talmente piegato su se stesso, pessimista, rancoroso, che non riesce più a esprimere nulla di nuovo e di costruttivo. E chi può, giovane e promettente, o imprenditore che ha spirito creativo, vuole fuggire all'estero. Se ci rendiamo conto di quello che sta accadendo, comprendiamo quanto sia assolutamente necessario, oggi più che mai, fare quella rivoluzione incompiuta, liberale, riformista, modernizzatrice, nazionale, che noi cercammo di realizzare, soprattutto nei primi anni del 2000, e soltanto in parte riuscimmo a fare, per tanti motivi che in questo libro abbiamo scritto e denunciato, perché va anche denunciato quello e chi ha sbagliato, affinché altri quegli errori non li commettano e il Paese possa ritrovare, perché deve ritrovare, la via delle riforme e della crescita e della speranza. Io credo questo sia il compito della destra di oggi. Ho tante belle foto in quel libro, da Almirante fino a Fini, fino agli ultimi istanti appunto del governo Fini-Berlusconi, ma intanto il problema è, come lei ha detto, trovare un leader alternativo a Renzi e sorpassare, come dire, evitare, anzi sorpasso a destra, che Renzi ha già fatto, perché una delle accuse che si rivolge a Renzi... Un popolo di centrodestra cede, è maggioritario in questo paese, sicuramente maggioritario. Proprio di chi vuol fare. C'è sicuramente un programma che in altre parti d'Europa le forze di destra e di centrodestra stanno realizzando, portando fuori dalla crisi il paese. Non è un caso che i due paesi europei che oggi vadano meglio sia la Gran Bretagna di David Cameron e la Germania della Merkel, che noi ovviamente osteggiamo, ma che sicuramente gli interessi tedeschi li sta realizzando. E che gli altri paesi, l'Irlanda, la Spagna, il Portogallo, persino la Grecia, che sono affidate alle forze di destra di quei paesi, stanno dolorosamente uscendo dalla crisi. Perché bisogna fare un programma per uscire dalla crisi e per ricreare lo sviluppo, e la destra questo programma ce l'ha nel suo DNA. Cosa manca? Manca una forma partito adeguata, e lì non si riesce a trovare nelle scissioni varie che sono realizzate. Fratelli d'Italia può fare giustamente un compito d'avanguardia, ma non basta, ci mancherebbe altro. Manca soprattutto un nuovo leader che va misurato nelle primarie. Competino nelle primarie tutti coloro che credono di avere le capacità di per farlo, per far emergere una nuova classe dirigente, di dare quindi un leader, oltre che una proposta politica e un popolo, affinché il paese, non la destra, il paese, la nostra Italia, esca dal tunnel in cui è precipitata. Bene, allora noi credo che possiamo chiudere questa intervista. Intanto il libro si può leggere, forse anche qualche nota, come dire, nostalgica. Si poteva fare di più o di meglio sicuramente in questi 20 anni. Si poteva fare di più e di meglio. Io credo che l'elemento decisivo sia da 10 anni fa.
quando noi cominciammo con la riforma legge Biagi, con la legge obiettivo, con la legge sulla scuola, a fare le riforme in questo paese, poi ci bloccammo sostanzialmente nel 2003 di fronte allo sciopero contro l'articolo 18. Oggi Renzi propone di modificarlo, allora si opponeva, perché a differenza della Germania, dove una sinistra riformista c'era, e Schröder, socialdemocratico, fece una grande riforma 10 anni fa sulla produttività, a differenza della Gran Bretagna, dove una sinistra riformista c'era, con Blair 10 anni fa, in Italia c'è stata sempre una sinistra ideologica, conservatrice, sindacalizzata, che bloccava ogni riforma, e noi ci arenammo di fronte a quella riforma. Se fossimo andati avanti in quel momento contro quel tabù, forse ce l'avremmo fatta a modernizzare il paese in tempo utile prima della grande crisi, e oggi bisogna necessariamente riprovarci. Va bene, grazie ad Adolfo Urso e a Mauro Tirabassi, e poi credo che ci sentiremo per naturalmente nei prossimi mesi in vista di questi appuntamenti elettorali importanti, soprattutto in casa nostra, perché le regionali credo che saranno un momento molto importante per l'Abruzzo, no, per il prossimo quinquennio. Sicuramente. Grazie di nuovo, grazie al nostro pubblico, appuntamento su Onda TV con Diario di Bordo. Buona serata a tutti. Francio Spagna, perché se magna, e dopo il ballottaggio ballottiamo la presidenza. Dance, 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 dance,